Nell'augurarvi una piacevole serata, vi invitiamo gentilmente ad assicurarvi che il cellulare sia spento. Grazie infinite per l'attenzione e buon ascolto. Buonasera, benvenuti al piccolo teatro in piazza. Posso chiedervi cosa vi aspettate da questo spettacolo? Non ho assolutamente idea, sono venuto a fare le riprese video. Come? Per divertirmi anche se vengo a lavorare. Non niente, perché non so niente di quello che stanno facendo, quindi non so proprio. È una cosa nuova un po' più tutto in casa. Beh, vedremo dopo. Mi piace l'idea di dell'unione di più forme artistiche, ascoltare una storia, ascoltare una scrittura che conosco, e abbinata alla musica, un mistero. Non saprei. Perché sei qua? Perché il regista è il mio professore italiano. Quindi ti ha costretto? No, non è chiesto. Non c'è Scimbiudarzo, visto che lavoro a Darzo e non so chi sia Scimbiudarzo. Ti auguro una buona serata. Le impressioni della serata? Andata bene, un po' una cosa strana. Siamo saliti a vedere. Non abbiamo capito subito se fosse un sogno o uno stato strano. Voto al regista. 10. 10 e 9. Piazzante. È finito troncato con me. Allora, per me è andata benissimo, nel senso che io me la sono goduta tantissimo. Ho proprio vissuto tutte le emozioni di questa cosa che mi è piaciuta tanto. E sono molto contenta di aver lavorato con dei professionisti, la regista Daniele, Giancarlo, che è un nonno meraviglioso con una voce splendida, Marco, mio amico Filippo, che parliamo. Bellissima, stavo dicendo al regista, il regista che è veramente mi è piaciuto molto, io da un po' di anni che non mi emoziono a vedere spettacoli, invece proprio il finale, sia per i ballerini che per la persona che ha recitato, veramente scherzo. Beh, no, molto emozionante. Allora, già è difficile che non abbiamo danzato, abbiamo gestualizzato delle parole, dunque non so se danzatori, coreografi, gestualizzatori di parole. La cosa difficile è stare un quarto d'ora così e poi dopo stare dritto e partire subito con la gamba slanciata per danze palesi che ti senti fare crack tutto il corpo e rimani secco lì. Un spettacolo sospeso come i racconti di danza. Grazie a lei. Grande Marco. Bello. No. Sì. Carino, sì, anche il sottofondo del violino e i danzatori hanno emozionato, dai. Grazie. Ciao. Ci sei? Ah dai, beh, sì, a me è piaciuto, anche se alla fine è stato un po' particolare. È strano, però cioè, è interessante, diverso. Sì, a me è piaciuto molto, anche perché appunto il finale è particolare, ma diverso, quindi sì, è bello.